stato, oggi abbiamo anche un camioncino con la musica che serve a, a rilassare le eventuali tensioni. Continueranno a suonare ancora una mezz'oretta e dopo partiremo in corteo. Ci siamo incontrati qui un'oretta e mezza fa insieme ai singoli individui e ad alcune realtà per decidere insieme che tipo di percorso fare. Il corteo di oggi sarà, come lo sono stati anche tutti gli altri, un corteo comunicativo. La famosa variante Delta e che cosa è successo? È successo che sono stati gli atti dei contagi e oggi i medici dei reparti Covid in Israele, questo sul mainstream lo dicono, dicono che praticamente il 95% dei malati di Covid, anche quelli gravi nel terapia intensiva in Israele, sono tutti vaccinati con una e con entrambe le dosi, e addirittura adesso anche qualcuno con la terza dose. Quindi, conclusione, allora, malati di Covid, vaccinati già due volte, di chi è la colpa? Dei non vaccinati, perché siamo free mask, siamo free pass, questa è una lotta per la libertà. Perché quello che io sto dicendo da tempo, insisto, se continuiamo a fare questa battaglia, il vaccino fa bene, il vaccino fa male, non ci potete imporre un vaccino che non è stato sperimentato, allora quando sarà sperimentato e quando vi diranno che va bene, vi dovete vaccinare per forza? No! Cioè, questa è una lotta per la libertà, perché qua ci sono due visioni scientifiche diverse nel mondo, ci sono due versioni del mondo diverse, due visioni diverse dell'uomo, di siamo una minoranza, ma neanche tanto esigua, perché forse saremo un 20-30% del popolo italiano, quindi più tanto piccola non siamo, è una minoranza che è in crescita per di più. Quindi il fatto che non ci sia la possibilità di avere un'altra visione del mondo scientifica e non ci sia spazio per un altro pensiero, avete visto tutti la censura a tappeto che abbiamo avuto in questo anno e mezzo sui social, ovunque, una cosa veramente vergognosa. E ecco, quindi secondo me, questo continuo a ripeterlo, se continuiamo a voler dimostrare che il vaccino fa male, siamo sulla strada sbagliata, perché ci saranno sempre degli scienziati che mostreranno i vantaggi del vaccino e ci saranno degli scienziati che mostreranno i danni del vaccino. Quindi non se ne esce, noi dobbiamo batterci per la libertà di scelta. Chi vuole vaccinarsi si vaccina, chi non vuole vaccinarsi non si vaccina. Codice di Norimberga. Ecco. Qui è stato annullato non solo tutti i diritti, è stato
stato annullato il codice di Norimberga, che è costato il sangue di milioni di persone. Allora, il codice di Norimberga, un trattamento sanitario obbligatorio contro la volontà dell'individuo, è un crimine contro l'umanità. Una questione religiosa, questa non è la scienza, perché quando le persone vanno in televisione e si chiede: lei crede nel vaccino? Tu credi nel vaccino? Tu devi fare pubblica, professione di fede nel vaccino. Il corteo si è fermato in via Po, presumibilmente davanti al MIUR, la direzione dell'istruzione, per protestare ovviamente contro il Green Pass a cui sono tenuti gli insegnanti, anche quelli che non sono vaccinati ogni due giorni sono costretti a fare il tampone per ottenere il Green Pass per entrare. Uno stress molto pesante, non indifferente. Anche la coda del corteo si è avviata per raggiungere la parte principale. Siamo davanti alla RAI, il corteo ha proseguito la sua marcia verso Corso Regina Margherita, Corso San Maurizio, via Rossini, angolo Corso San Maurizio. Probabilmente il corteo andrà dritto verso, penso sia via Vanchiglia e poi Corso Palermo. Siamo alla coda del corteo sempre. Questo è il fiume Dora Riparia. Il corteo ha girato a sinistra lungo Dora e si dirigerà a destra, poi in Corso Palermo, verso un'area popolare. Quindi è propedeutica l'informazione popolare, perché per la prima volta siamo usciti dal centro cittadino e quindi verso Barriera di Milano sostanzialmente. Ora siamo in via Bologna di fronte alla Lavazza, che è stata anche sede della hub vaccinale, dove qualche giorno fa non c'era praticamente nessuno che attendeva per fare il vaccino. Assolutamente incompetenti e impreparati. L'Italia non aveva il piano pandemico vaccinale. L'Italia, come tutta l'Europa e tutto il mondo, ha puntato sui vaccini, ha puntato non sullo sviluppo della medicina territoriale, quella che oggi si dimostra essere
la medicina che, intervenendo precocemente nei territori, no, fare questa lotta non si deve fermare. L'abbiamo cominciata molto prima di gennaio, l'abbiamo cominciata combattendo contro la strage nell'RSA e continuiamo perché chiediamo delle cose concrete. Il 14 di settembre, vado a chiudere, faremo un presidio sotto la regione Piemonte, perché chiediamo una serie di cose. Chiediamo subito la rete di medicina territoriale, chiediamo subito i tamponi salivari rapidi e fuori dalle balle tutte le balle che ci raccontano. Chiediamo subito, chiediamo subito l'abolizione del Green Pass. La mola antonelliana si riattraversa il fiume d'ora ripari per dirigersi verso Porta Palazzo, Piazza della Repubblica. La musica in Piazza Castello! Alziamo la musica! Scendete, venite con noi! Seguiteci! Seguiteci tutti! Torniamo a casa nostra, la nostra piazza, la nostra amata Piazza Castello! Fate vedere la nostra città che brilla, fate vedere Torino, andiamo in Piazza Castello, scendete con noi, questa sera siamo liberi, Piazza Castello c'è, Torino c'è, la libertà c'è, questa sera musica e cultura, liberi in piazza! Occorre dire che il corteo, passando nella zona popolare, si è rimpolpato, infatti sono aumentati i partecipanti, è abbastanza interessante questo fenomeno. Il corteo è svoltato inaspettatamente in corso Regina Margherita, dirigendosi in Piazza della Repubblica, detta anche Porta Palazzo, dove vi era un tempo il più grande mercato a cielo aperto di Torino, dove la gente veniva dai quartieri popolari ad acquistare in quanto i prezzi erano più bassi di altri mercati.